scambiano, i semi si donano, i semi vivono nella generosità dello scambio, i semi non appartengono a nessuna banca del mondo, appartengono alle comunità contadine che li tengono, li scambiano, come Nathani esprime liberamente. Io sono stato in quel sacrario non congelato, dove c'è una pulizia strepitosa, dove queste donne, specialmente Bisia, questo personaggio incredibile, pensate voi, distingue con le mani, col tatto, oltre 600 tipi di sementi, solo col tatto. Ecco, questa sapienzialità e la donazione che tutti i villaggi attorno hanno attraverso questa banca delle sementi, perché le distribuiscono e le riportano, e in questo continua il grande senso della vita, perché il seme è il simbolo della vita che continua. Non si può congelare, o perlomeno, ma il senso dell'essere parte forte della cultura contadina. E da questo punto di vista, anche qui, se noi riflettiamo che l'80% delle sementi sono in mano a 5 corporation e che queste corporation le hanno brevettati e fanno pagare le royalty ai contadini, noi abbiamo bisogno che non ci sia solo un nuovo umanesimo, ma che ci sia anche una pratica che diffonda questo tipo di raccolta, come ha fatto Nathani in India, come stanno facendo in altre parti del mondo. Anche qui nel nostro Piemonte stanno nascendo delle raccolte di semi, di piante a servizio delle comunità agricole, e quindi che questa buona pratica che Terra Madre ci ha insegnato è molto importante. Ultima cosa, nessuno pensi che questo è una nostalgia del bel mondo antico. Se questo dovrebbe, per qualche misura qualcuno intende che questa è la chiave di lettura, non è vera. Anche perché il bel mondo antico molte volte era tutt'altro che bello. Era violento tante volte, era di vita grama. E se noi dobbiamo prospettare un futuro dove i giovani siano incentivati a tornare alla terra, dobbiamo garantire comunque che questa dimensione di gratificazione, prima che economica, proprio del senso del lavoro, della soddisfazione, del piacere di fare questo lavoro, torni a ricrearsi nelle nostre campagne. Vedete? Paese nel 1950 aveva il 50% della popolazione attiva che era contadina, oggi è il 3%. Di questo 3%, oltre il 60% ha più di 65 anni. Noi non mangeremo computer, l'ho detto anche oggi, anche alla fiera del libro, neanche libri mangeremo, neanche comunicazione. Per cui la speranza di una riconversione verso il mondo agricolo non è quasi più neanche una speranza, dovrebbe essere un obbligo, un impegno della politica, dell'economia, della finanza. Sveglia, santi Dio, ma non possiamo stare lì, aspettare che finisca una grande civiltà, perché l'Italia anche, il nostro Piemonte è anche un terreno di grande civiltà. E neanche questa cultura può essere ridotta semplicemente a mero consumismo. E nel momento in cui in Italia ogni giorno buttiamo via 4.000 tonnellate di cibo edibile, negli Stati Uniti ogni giorno 22.000 tonnellate, nel corso dell'anno la metà della produzione mondiale del cibo va nella spazzatura. Sentire da un lato che usciremo dalla crisi se consumiamo di più, questo è il messaggio, dobbiamo consumare di più,
Io uso questa metafora, penso che sia come dire un malato di diabete portarlo in pasticceria e dire guarda, sei ammalato, piglia due vignette, un po' di paste dolci, ma è follia, è follia. Cosa dobbiamo ancora consumare?